Harry March. He's taken over North Creek Station. I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me. Where'd you get your black stock from? Oh, no. We're all equal here. All equal in the eyes of the Lord. Un western atipico, ambientato non nel far west americano, ma negli spazi sconfinati della frontiera australiana, con gli aborigeni al posto degli indiani ad essere sottomessi ai bianchi, privati della libertà e ridotti in schiavitù. Procede su ritmi dilatati ma ipnotici, Sweet Country, la pellicola dell'aborigeno Warwick Thornton, che pone al proprio centro narrativo la giustizia, intesa come fondamento di ogni coesione sociale, affiancata dalla serenità d'animo generata dalla fede. Un traguardo a cui Sweet Country arriva dopo un preludio cruento, la morte di un violento proprietario terriero provocata da un mezzadro di colore che dopo l'omicidio fugge insieme alla moglie, inseguito da un sergente intenzionato a riportarlo al villaggio e ad impiccarlo. Harry March is dead. That black fella Sam killed him. You see it? No. Sorry, sir. There's been a shooting. Assassinio senza attenuanti o legittima difesa, il film di Thornton scioglie sul finale questo interrogativo, non prima però di aver messo in correlazione l'addentrarsi di fuggitivo e inseguitore nella No Man's Land australiana con il doloroso percorso di acquisizione dei diritti da parte delle popolazioni aborigene. Lavorando con molta cura sui suoni naturali e sui silenzi, alternando con puntualità piani e campi, restituendo attraverso la macchina da presa il selvaggio paesaggio dell'outback, popolato solo di tribù aborigene, e portando sui volti dei protagonisti un senso palpabile di fatica e abbandono, Sweet Country ripaga allo spettatore dell'attenzione richiesta con una parabola morale che rivendica parità di trattamento tra i padroni bianchi e i servi di colore, senza però mai smarrire il senso del racconto, con il valore aggiunto in alcuni momenti chiave di inquadrature che anticipano esiti futuri o pescano nella memoria del passato, scomponendo in modo suggestivo la cronologia degli eventi. Why did you run, Mr. Kelly?